Grazie Presidente, ma sarò veramente molto, molto breve. Insomma, l'assessore Lemmetti ha già evidenziato quelli che sono i tratti salienti di questa delibera che arriva con il suo progressivo numero 3 già oltre la metà dell'anno, quindi e considerando anche cambiato improvvisamente, avevo chinato il capo, mi è cambiato il presidente. Buonasera, presidente Secci. Che arriva in un momento particolare della gestione dei conti di Roma Capitale, vale a dire in un momento di forte stress per l'amministrazione, soprattutto per quanto deriva dal periodo di lockdown che ha costretto i cittadini italiani, ma e quindi anche quelli romani, e soprattutto le attività produttive, a vedere diciamo la loro azione limitata fino al blocco totale in alcuni casi. Questo per un'amministrazione è un fatto tremendamente importante perché da una parte l'amministrazione ha aumentato, diciamo, ha dovuto gestire le maggiori difficoltà derivanti dalla situazione dell'emergenza sanitaria, quindi dovendo di fatto aumentare i propri sforzi per garantire ai cittadini comunque la possibilità di usufruire di quei servizi che normalmente devono, anzi, di cui usufruiscono e che devono essere utilizzati dai cittadini per poter svolgere le loro attività normali tutti i giorni. Dall'altra, invece, l'impossibilità di vedere entrare nelle casse del comune quelli che sono normalmente tutti gli emolumenti, le imposte, le tasse, tutto quanto è previsto da leggi e regolamenti che vanno ad alimentare quanto l'amministrazione capitolina ha a disposizione proprio per erogare quei servizi. Non credo di dire una cosa non conosciuta, anche perché ne abbiamo parlato anche in commissione bilancio con l'assessore Lemmetti, che l'ipotesi di minori entrate, quindi di fondi che vengono a mancare per Roma Capitale, potrebbe alla fine essere di 700-800 milioni, che per un'amministrazione come la nostra ovviamente non rappresentano una perdita banale. Per cui, fermo restando l'intervento dello Stato, sia diciamo contingente a quello che è stato e che ancora è il periodo di emergenza e anche futuro, sperando in ulteriori interventi sul supporto alle amministrazioni locali da parte del governo, possibilmente con il supporto forte e unito del Parlamento, Roma si è trovata ad affrontare delle difficoltà non indifferenti. Dobbiamo dire che la possibilità, per esempio, di sfruttare anticipazioni di cassa per 900 milioni mette l'amministrazione capitolina, la città di Roma, i cittadini di Roma nelle condizioni di vivere con serenità comunque questo momento, perché Roma è in grado di far fronte a quelle che sono le necessità della città e dei cittadini. Questo grazie, e ci tengo a sottolinearlo, al lavoro che è stato fatto in questi anni per mettere in sicurezza i conti di Roma Capitale e di tutta l'amministrazione, proprio nell'ottica che anche un'emergenza di questo tipo, pur non prevista, non potesse mettere in crisi profonda l'amministrazione, tanto da dover ricorrere all'indebitamento o altre forme.
dire che ovviamente tutti questi interventi vanno nell'unica direzione di permettere uno svolgimento sia per ciò che riguarda la parte corrente che per ciò che riguarda gli investimenti della seconda parte dell'anno, sperando ovviamente che la situazione torni ad essere il prima possibile, il più vicino alla normalità, per diciamo consentire una rapida ripresa soprattutto di quelle attività che maggiormente stanno soffrendo in questo momento, ricordando che l'amministrazione capitolina ha cercato nell'ambito di quelle che sono le sue competenze di sostenere tutti coloro che sono in difficoltà nel miglior modo possibile, diminuendo o annullando quelli che sono gli oneri a carico delle attività produttive. Ricordo la recente delibera sull'occupazione di suolo pubblico, sull'ampliamento possibile degli spazi per garantire alle attività produttive che hanno ripreso ad operare dopo il fermo totale una maggiore possibilità di vedere garantiti quelli che sono i loro investimenti e quindi gli introiti che vanno a supporto e copertura sia degli investimenti fatti che ovviamente del diritto di chi fa impresa di vedere coronati gli sforzi relativi alle imprese che gestiscono. Quindi io direi che possiamo con tranquillità approvare questo provvedimento per anche in termini di fiducia sul futuro. Roma è in condizioni di sicurezza sia per l'ottima risposta dei romani e dei cittadini italiani a quelle che sono state le disposizioni del governo rispetto allo stato di emergenza, fatte salve qualche eccezione, ma quelle esistono sempre, e sia perché l'amministrazione ha operato in questi anni con oculatezza e prudenza, quella prudenza che abbiamo tante volte ricordato in quest'aula, che rimane spesso all'interno delle comunicazioni dell'amministrazione, magari senza altisonanti titoli sui giornali, ma che in realtà poi si dimostra nel momento di difficoltà come un'ancora di salvezza per un'amministrazione che deve garantire tanto ai cittadini in termini di servizi, assistenza e supporto. Grazie.